Paolo Bonolis perde le staffe. Ecco cos'è accaduto a Ciao Darwin. Subito dopo la sigla di apertura, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, travestito da Faraone, hanno accolto in studio la bellissima Alexandra Korotkaya, una delle quattro madre natura che si alterneranno durante questa nona edizione. A dare il benvenuto all'incantevole russa anche un misterioso signore, che ha continuato a suonare la sua cornamusa, scatenando la reazione furiosa del conduttore. Mentre Madre Natura raggiungeva la sua postazione, Bonolis attendeva che il suonatore terminasse la sua performance, ma così non è stato. A questo punto, il presentatore, perdendo le staffe, ha tolto la cornamusa al musicista, spezzandola in due e accompagnando il gesto con un'imprecazione piuttosto colorita. La prima puntata ha proposto la sfida tra angeli e demoni. Il primo gruppo è stato capitanato da Elena Santarelli, il secondo da Malena. Il sottotitolo di questa nuova stagione è Giovanni 8.7, con palese riferimento alla frase del Vangelo: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Nel corso della puntata il conduttore di Ciao Darwin ha fatto una battuta sull'Italia, dicendo che il programma non è andato in onda per 4 anni e che solo nel nostro paese non cambia mai una cippa. Anche le critiche sono le stesse di 4 anni fa, ma nonostante ciò il pubblico continua a seguire fedelmente il programma, preferendo Ciao Darwin a The Vice Kids, come testimonia lo show registrato nella serata di venerdì 24 novembre. Nel corso della prima puntata di Ciao Darwin è stato dato, purtroppo, anche un triste annuncio. Dopo aver comunicato la scomparsa di un noto personaggio dello show, la trasmissione ha voluto rendergli omaggio con un bel gesto. Emilio Contaldo, famoso per essere stato il primo padre natura del 2007, è morto il 21 luglio scorso a causa di un infarto. Durante la registrazione della puntata andata in onda venerdì, aveva svolto la mansione di inviato per conto di Luca Laurenti, dando vita a un siparietto sul finire del programma. Pochi giorni dopo la registrazione, l'uomo è scomparso tragicamente. Paolo Bonolis e i suoi collaboratori avevano organizzato il suo ritorno per commentare insieme a Luca Laurenti la sfida tra le squadre capitanate dalla bella Elena Santarelli e dalla provocante Malena. Nella serata di venerdì il programma ha mandato in onda in sovraimpressione un messaggio in cui comunicava la dipartita di Contaldo, ringraziandolo per la sua ingenua follia. Il pubblico ha omaggiato il personaggio con un grande applauso. La prima puntata della nona stagione di Ciao Darwin ha regalato momenti di allegria al pubblico, mantenendo un'impronta trash, ma anche di grande commozione in seguito al triste annuncio della morte di un amico. Quale migliore modo per omaggiarlo? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.